Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Snella, la trasmissione a cura dei centri Vivere Snella Medica. Abbiamo con noi naturalmente la direttrice Lorena Marsiglia. Ciao Lorena. Buonasera. E questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Giuseppe Rizzo. Buonasera signor buonasera, Giuseppe. Buonasera. Io partirei da lei, do qualche dato, lei ha 57 anni, è alto 1,83 e partiva con un peso iniziale di 97,5 kg. Ad oggi eh, pesa 85,5 kg e quindi ha perso 14,60 kg. Mm -hmm. Frequenta il centro di Via Grigna sì. da metà, eh, gennaio. metà gennaio, quindi insomma sono passati pochi mesi. Eh, come ha conosciuto i centri Viversnella? I centri Viversnella li ho conosciuti tramite mio fratello che frequenta, frequenta questo centro. Da qualche settimana prima di me lui aveva dei grossi problemi di obesità e li ha risolti brillantemente grazie alle cure del centro. E per me è stato uno spot vivente, quindi... Anch'io avevo dei, dei, dei problemi di, di sovrappeso, eh? anzi, diciamo quasi di, di obesità che non riuscivo a risolverle. E, e quindi ho pensato anch'io di, di, di sottopormi alle cure e mi è andata bene. È andata ecco, il fratello ha perso 50 kg diceva. Sì, sì. 50 kg nel giro di pochi, pochi mesi, e assolutamente in maniera senza nessuna fatica e quindi mi sono deciso anch'io a seguire le sue orme Che tra l'altro se non erro suo fratello è stato ospite a Telecollor sì, se sì, non sì, erro sì, sì. e lui stesso ha detto non, mi sembra i primi 35 kg pensava di perderli in un anno, in realtà li ha persi in sei mesi, ribadiamo senza nessun effetto collaterale, anzi no, probabilmente è ringiovanito sì. di... Sì, è ringiovanito di, boh, di 15 anni, 20 anni perché... Ma anch'io, cioè guardando le foto di prima e di adesso, stento a credere. Giuseppe, è stato il primo tentativo vivere a Snella oppure prima aveva provato con quelle che sono diciamo così, le classiche diete ipocaloriche? Dunque io potrei farvi una lunga lista di diete tentate, fallite, riprese, rifallite o tanto altro così di, di card fidelity delle varie palestre, eh, iscritto e poi abbandonato perché non c'era... praticamente non, non vieni tanto seguito in, in, in certi posti, no? quindi sei a volte un po' lasciato te stesso, invece qui nel centro eh, sei, sei veramente preso, preso per mano, incentivato, e poi quando vedi all'inizio che inizi a perdere velocemente, senza fatica, è come un volano, cioè ti viene voglia di, di, di andare avanti. E, quindi si eh, è comunque... Sei incentivato, insomma. Uh -huh. L'hai visto che l'infrarosso secondo te ha accelerato il metabolismo? Mm, sì, sì, l'infrarosso io faccio l'infrarosso unitamente anche alla, alla sigaretta, alla bike, eccetera. Quindi sì, però l'infrarosso eh, direi che funziona decisamente. Per riattivare il metabolismo che nel mio caso si sì, era proprio. Inchiodato, addormentato, diciamo così, ecco appunto. Lorena, diciamo che l'infrarosso è un po' la metodologia che viene citata più spesso. Ce ne sono molte altre, poi sì, 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 e mi fa piacere. Ecco, adesso ogni tanto parliamo anche del laser di Castellini Luca. Che lui, essendo un cardiopatico, non poteva fare gli infrarossi. Ha perso col laser 20 kg in due mesi e mezzo. Non voglio che siano questi gli esempi perché quando si perde la media di 5 kg al mese è un dimagrimento corretto. Diciamo che ci sono da noi molti casi di dimagrimenti anche molto veloci, molto eccezionali che non hanno mai mai avuto nessun effetto collaterale. L'onda d'urto che se vediamo il video è incredibile perché mentre la si fa si vede proprio il gluteo che si alza. L'onda d'urto è un macchinario che arriva dalla Svizzera, dà un risultato immediato proprio quando si ha quella pelle rilassata, magari per dimagrimenti fatti da soli, fatti male, con, insomma, con, o alimentazioni squilibrate, o addirittura c'è chi, chi fa la follia di mettersi il palloncino e poi si trova tutta la pelle rovinata. L'onda d'urto è eccezionale sia sui grassi localizzati che proprio sull'ipotonia. È un'onda sonora. Che va a ricompattare le fasce muscolari contemporaneamente, però mi svuota la cellula adiposa. Io stessa quando l'ho provata sul ginocchio circa tre settimane fa, sapevo che era valida come metodica, ma non mi sarei aspettata. Avevo il ginocchio 40,8, dopo il trattamento era 38,5, quindi quasi un centimetro e 9. Eh, sicuramente la coscia si sgonfia molto facilmente perché è anche ricca di liquidi. Noi donne tratteniamo i liquidi, però per la cellulite è eccezionale. Abbiamo i drenaggi a freddo e questo lo voglio dire: quando una persona è molto lontana può venire magari anche solo per. Per fare la consulenza e con la talassoterapia, questo drenaggio è composto da questa alga lunga un metro, larga 30 centimetri. Che arriva dalla Bretagna. Pensate che in Bretagna vivono solo: hanno un'economia che gira dietro queste foglie d'alga. Posizionata nel corpo, lasciata in posa con del domopac, se la vogliono fare domiciliarmente la cura, comunque la paziente si sgonfia. Poi, ovvio, deve farsi seguire sempre per cercare di capire che cosa a livello intestinale viene o non viene metabolizzato, perché è lì il, il, il valore aggiunto di recarsi dai vivere snella. Questo studio metabolico dei cibi ci ha portato due volte a canale 5, abbiamo, ne abbiamo parlato sei mesi a rete 4, proprio perché a volte uno magari può ingrassare per i cibi acidificanti. Per il maltosio, Ramacciotti diceva la carne con i carciofi ha un effetto, il salmone con i carciofi può essere un veleno perché il mercurio abbinato a determinate fibre si lega e anziché essere buttato l'intestino diventa permeabile, io lo assimilo e mi gonfio. Lui è un esempio che aveva chissà quante palestre e quindi ci ha provato, no? aumenta l'attività sportiva, fa la dieta, però non riusciva. Da noi è riuscito perché probabilmente tra la dieta dei cinque giorni quanto hai perso? Ti ricordi quando l'hai fatta? nei cinque giorni ah, se l'hai allora fatta. Ho, ho perso subito i, le, prime, le prime settimane, poi eh, è andato stabilizzando, si eh certo, sto avvicinando al peso formico, esatto. però il primo, il, le prime settimane è stato... Anche davvero. perché direi che adesso forse c'è un po' da tonificare, però oggi quant'è il peso? Eh, questa mattina 83. Su un'altezza eh, di? 1,83. Eh, secondo me oramai quello è il peso, al massimo deve solo mettere un pochino di massa e ridurre ancora un po' se c'è ancora un pochino di grasso, però... Questi sono i risultati: con la dieta dei cinque giorni, i ramacciotti. Inventò subito questo modo per detossinarsi per dare uno scossone al metabolismo, perché poi noi siamo abitudinari mangiando sempre le stesse cose. Il nostro metabolismo dopo un po' va in bioaccumulo di quello che sono i pesticidi che noi abitudinalmente mangiamo, ma magari mangiamo tanto cibo in scatola e quindi ci intossichiamo di nickel. Cioè le nostre biologhe ti danno proprio il valore aggiunto perché sono quei semplici consigli che ti vanno a cambiare, a far provare, che ne so, nuove alimentazioni, il porridge o cose diverse, che però ti risvegliano il metabolismo. È, è comunque una perdita di peso, Lorena, sottolineiamolo, duratura, nel sì. senso che è, spesso capita di parlare di queste diete ipocaloriche che magari possono avere successo inizialmente, ma anche subito dopo, così non, non mantengono appunto le promesse iniziali. Esatto, e soprattutto la cosa bella è che gli diamo il mezzo per rimanere magri, perché per esempio se uno ogni tanto vuole lasciarsi andare, come dico io, il cibo è un piacere, può poi imparare a fare un paio di giorni della dieta dei 5, quindi impara a scaricare, quindi imparano da soli ad avere un, a fare l'amore col cibo, come, come quella pubblicità, e non avere l'ansia che appena hanno mollato ringrassano. Sicuramente quello che dico è che una volta dimagriti è fondamentale rimanere stabili per almeno sei mesi o un anno, così abbiamo proprio tolto la memoria al nostro metabolismo di ringrassare. E poi è il metodo che funziona. Sì, sì, sì. Poi eh, non so, ricordo eh, di diete di, tanti di tanto tempo fa, Lorena, che erano appunto ipocaloriche, con eh, la grammatura. Immagino che chi le avrà fatte, eh, diciamo così, non si sia trovato particolarmente bene, perché poi eh, sono anche proprio uno stress. Insomma, dicevamo, innanzitutto non si deve patire la fame, e poi il cibo può essere anche, e deve essere anche comunque una gioia, un piacere. Allora, Giuseppe, eh, lei eh, appunto che diceva che eh, ha provato. Mh, Altre, altre strade, diciamo. Eh, ci faccio il paragone invece con Vivere Snella, come è andata? Beh, è andata benissimo. dall'inizio sono stato seguito, intanto, prima la, la, la visita medica generale per poter stabilire quali, quali trattamenti fare, eccetera. Poi la visita dietologica molto accurata e non se ne fa una sola, se ne fanno tante a seconda dei vari, vari step e delle varie periodi di peso e bilanciando e cambiando la dieta anche in funzione dell'acquisizione di nuovi cibi o toglierne alcuni proprio per, come diceva prima la, la dottoressa, di cambiare anche di, di non, non fare in modo che l'organismo non si abitui a mangiare sempre le solite cose. E Devo dire che va benissimo, non si soffre assolutamente la fame, anzi si riacquista il gusto di alcuni cibi eh, semplici, non, eh, non raffinati, eh, scoprendo anche... Alcune verdure, alcune cose di cui non sapevo l'esistenza, però è tutto molto, molto buono. Una piacevole scoperta, Giuseppe. Tra l'altro, lei, come il testimonial, l'orena della puntata della settimana scorsa, viene da Torino. Insomma, ci diceva non è, è una grandissima distanza, no. è, comunque, ha deciso di partire e di venire ogni settimana. Viene da sì, noi? Sì. sì, ma lo faccio volentieri. Beh, intanto, l'obiettivo era quello, poi insomma. Non è una grandissima distanza, se dovessi dire una cosa, magari aprire un centro. Da quelle parti ci sarebbero molte persone che, che già vedendo me o mio fratello cose si stanno informando, interessando, quindi <ride> questo... <ride> Esatto. E questo vi snella, ci penserà in futuro, Lorena. <ride> certo è che eh, per la salute è importante anche fare qualche piccolo sacrificio. Sì, 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 assolutamente. E soprattutto andare da, da, da una casa vincente. Insomma, io adesso non voglio fare uno slogan, ma. Se siamo stati due volte a mattino, 5-6 mesi a Rete 4. Un perché c'è? Addirittura arrivano da Londra. Due signore sono arrivate da Amsterdam. Che quando io le ho viste, ho detto in reception: Ve lo pago io il pacchetto. <ride> perché nei paesi freddi lo studio metabolico dei cibi non è una cosa che viene utilizzata. Io voglio ribadire che eh, da noi si può anche venire o una volta a settimana o anche una volta ogni 15 giorni, ma bisogna andare dove. C'è il risultato e se considerate che Via Vere Snella dal 2004 a oggi ha quasi 17 anni di testimonianze, vi faccio capire che insomma siamo unici. Se andiamo a vedere anche nel sito Valentina Rugghia una donna poverina affetta da lupus che prende beh, e prende purtroppo 12/18 pastiglie di cortisone al giorno, ha perso la bellezza di 24 kg in 6 mesi, ragazzi. Cioè, qui parliamo della salute. Per la salute eh, non possiamo né badare a spese né badare ai sacrifici. Qui invece loro hanno il fisioterapista, le terapie infrarossi o il laser o la cri, insomma, abbiamo 16 metodologie Basta entrare nel, nel sito e soprattutto lo studio metabolico. Vai a vedere che magari uno ingrassa per via dell'insalata ed è lì che si ammala di esaurimento e mangia sempre insalata pensando che ha 17 calorie. La dieta che va avanti con le calorie per noi è una dieta fallimentare perché funziona finché la fai. Dopodiché il metabolismo rallenta perché si rende conto che scende poco cibo e lui cosa fa? Ti dice brucio meno. A questo punto mi trovo ad essere frustrato, a trovarmi che magari per uno o due mesi perdo e poi come mollo ringrasso più di prima e così il metabolismo ne ha dei danni. Lo studio metabolico dei cibi è... Ne parlano a Roma tutti gli anni a questo convegno, danno addirittura i crediti formativi alle biologhe nutrizioniste e io spesso ho sentito biologi, neurologi, gastroenterologi dire come... Curo il microbiota, io tolgo la depressione. Quindi immaginatevi come alcuni alimenti ci possono creare insonnia, disturbi eh, dell'umore, addirittura irrascibilità. Ovvio, se un intestino non lavora bene, voi capite che le scorie rimangono in noi e noi non possiamo essere in salute. Quindi venire da noi vuol dire cambiarsi la vita. Mi spiace, non voglio fare lo slogan, ma è la verità. Siamo grassi nel cervello, Lorena, la tua pubblicazione, eh, ci sono delle interessantissime testimonianze e anche delle curiose ricette molto sfiziose. Sì, che poi diamo, no? diamo il modo per rimanere magri, quindi delle ricette dove uno si può togliere gli sfizi del piacere del cibo, ma poi... Ci sono tante storie di successo e una breve spiegazione su come alcune persone se non prendono in mano il loro intestino rimarranno obese tutta la vita. Suo fratello, insomma, neanche forse 8 mesi ha perso 50 kg. Eh, penso che un, per noi darebbe l'anima al diavolo, quindi è una cura che funziona. Chiunque verrà. Gli regaliamo il nostro libro, è un metodo che davvero è valido, se lo volete lo potete scriverci, ve lo facciamo scaricare, però vivere snella è un metodo che funziona, insomma se no non potremmo avere così tante testimonianze che lo dicono, sbaglio. No, anzi se posso aggiungere non è solo un discorso eh, di estetica che comunque ha la sua importanza, è, è un discorso anche di, di salute, nel senso che... Nel mio caso personale io prendo delle pastiglie per il controllo della pressione e già il mio medico curante mi ha dimezzato la dose e spera, pensa, di poterla addirittura togliere da qui a qualche tempo. Quindi questo era un obiettivo che mi ero prefissato. Altri obiettivi un po' più futili, apri l'armadio e ti metti i pantaloni che non mettevi più da, dal tempi del liceo. Quindi è sempre un piacere. E quello è sempre Il problema della pressione è un obiettivo molto importante, perché ricordiamoci che la pressione alta può portare a lì. Inoltre io ho dei casi di familiarità di diabete, quindi dovevo stare attento, quindi in un certo senso. Benissimo, benissimo. Bravo Giuseppe, la aspettiamo presto, magari anche con il fratello. Va sì. bene? Certo, grazie okay. <ride> grazie per essere stati con noi. Alla prossima, arrivederci. arrivederci.